diretto. Ringraziamo la titolare del Tempo Capac, la signora Mariella Russo, che anche oggi ci ospita in questo bellissimo hotel, il presidente dell'Istituto di Cultura Torquato Tasso, che anche oggi dà l'opportunità al nostro territorio di vivere un momento culturale. Il professore Luigi Recchio è associato in storia greca presso il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università di Salerno. Insegna storia antica per i corsi di laurea triennale in beni culturali, in filosofia e geografia greca presso i corsi di laurea magistrale in archeologia e culture antiche e filologia. Ha scritto molto su Grecia, tra cui anche la moneta, sul suo uso, la produzione e tanti altri aspetti della città di Partenope, dei filosofi presocratici, la nostra Elea greca e la nostra Delia romana, a cui abbiamo dato il titolo proprio, no? Delia, una città tra greci e romani. Perché siamo in ritardo, io mi lungo solo 3 minuti a citare dei versi del nostro poeta Giuseppe Ungaretti, deceduto a Milano il 1 giugno del 1970, che nell'opera Il deserto e dopo, nella terza parte della raccolta intitolata Mezzogiorno, all'interno della quale c'è una parte dedicata al Cilento, descrive Delia per il suo silenzio suggestivo e dice: fatto venire in mente i grandi pensatori, appunto, che calpestarono quella stessa terra. E cita il nostro Ungaretti questi versi descrivendo la nostra Velia: e di te, città disperata, e di voi, primi occhi aperti, o eleati, non è rimasto altro se non un po' di polvere? La vostra forma mortale era bene un'illusione, come tu dicevi, Parmenide, ma la vostra voce io la sento in questo silenzio. Ciò che era materia immortale in voi è immortale, anche in questo mio corpo caduco. Quindi già qui il primo concetto, no? Filosofico della caducità della vita in contrapposizione poi all'immortalità della materia. E quindi taccio e lascio la parola al professore Recchio. Grazie. Buonasera a tutti e grazie per la presentazione, grazie per l'invito, il secondo invito a distanza di un paio di mesi da quello precedente. Vi ringrazio ancora, mi fa piacere essere di nuovo qui. E, il tema, come vedete, è di nuovo Velia. L'altra volta abbiamo puntato sugli aspetti più storici della città, come è nata, alcune personalità come Parmenide, un po', diciamo, lo sviluppo storico della città. Questa volta abbiamo concordato con il Presidente di puntare un po' proprio ad illustrare la città, cioè come è fatta la città, ma anche le vicende della città nel corso dei secoli e come queste vicende hanno poi trasformato dal punto di vista urbanistico e architettonico la città stessa. Una città tra greci e romani perché? Perché nasce come colonia greca, Elea, poi diciamo. Non è del tutto corretto dire si romanizza, diciamo diventa una città romana inserita nel sistema dell'Italia romana, anche se non sarà una colonia, perché sarà una città federata di Roma, parte di Roma, aiuta con contingenti navali Roma durante le guerre puniche, insomma una città che poi è pienamente inserita nel contesto politico-economico del sistema romano, perché è una preziosa alleata di Roma, si inserisce sulla scia dei mercanti romani verso l'Oriente, diventa una meta di soggiorno, diremmo oggi, per le élite romane, le élite politiche, le élite culturali, basti pensare a Cicerone. Quindi in questo senso intendiamo una città tra greci e romani perché è una città che dalla sua piena grecità, dal suo pieno carattere greco, man mano poi si avvicina a Roma, assume chiaramente molto dalla cultura romana, sicuramente anche molto dalla cultura romana, la città ha dato a Roma le sacerdotesse di Cerere, che non è una cosa da poco, perché il culto di Cerere, cioè parte del culto sull'ebreo del santuario, sull'esquilino, quindi una città strettamente legata a Roma dal punto di vista politico, economico e culturale.
da città greca diventa poi una città, diciamo, romana, ma che mantiene la sua identità di città greca fino alla fine, poi dopo vedremo in che misura. La città, io le faccio scorrere rapidamente giusto perché possiate focalizzare, la città nel contesto della Magna Grecia, nel contesto geografico attuale, è l'area questa del Parco Archeologico del Cilento, Pestum, Punta Riposa e Punto Velia, siamo qui, questo è proprio un'altra posizione, puntatore, quello con, metto un attimo quello con rosso, se provo così diventa più evidente. C'è già il rosso, Eccolo. Quindi nel contesto geografico attuale, nel contesto dell'Italia antica, siamo in Lucania, il fiume Sele, il confine tra la Campania e appunto la Lucania, quindi già Pestum era Lucania, quindi se era l'età romana, Velia fa parte della Regio Terzia, Lucania et Brusium. Ecco, questo è il contesto, diciamo, geografico un po' che riguarda la Campania attuale, quindi Golfo di Napoli, Golfo Poseidoniate, e qui si aprì un altro golfo che era quello appunto Eleatico o Velensis. Le navigazioni dei foceni nel Mediterraneo, abbiamo parlato l'altra volta, la città nasce appunto a seguito di queste rotte che i focei percorrevano in tutto il Mediterraneo. A un certo punto poi loro abbandonano la loro città, si trasferiscono in Occidente, e queste sono alcune delle colonie che i focei avevano fondato in Occidente, fino all'ultima, ed è quella che fondano dopo aver abbandonato la madre patria focea. È il sito attuale della città, praticamente questa è la pianura del fiume Alento, questo è il fiume Alento, siamo nel comune di Ascea. Questa oggi appare come una collina nel contesto geografico attuale, in realtà questo era un promontorio che era circondato dal mare, aveva due baie, una baia a sud e una baia a nord, per come oggi siamo in grado di poter ricostruire un po' la geomorfologia antica, che è sempre un problema. Ecco, questa è la costa, una piccola pianura costiera, questo vediamo in fondo il massiccio del Monte Stella, alle spalle della città, cioè ad est, in questa direzione si apre il massiccio del Jameson, che arriva, mi pare, a 1700 o 1800 metri, quindi una piccola pianura costiera dove c'era un promontorio, che è questo, che ospita il nucleo originario della città, perché la città nasce su questo promontorio, poi si amplia e ha una serie di quartieri, un quartiere settentrionale, un quartiere meridionale, siamo in pianura, e due quartieri sul pendio meridionale, il quartiere delle Terrazze e il quartiere cosiddetto delle Lignane. Ecco, questa forse è più efficace perché dà un'idea della situazione antica, quindi un promontorio costeggiato dal mare, quindi un luogo ideale per l'insediamento, anche per difendersi, il fiume poco più a nord garantiva non solo l'acqua dolce, pensiamo per esempio all'irrigazione, ma garantiva anche la possibilità di approdo, perché nel mondo antico le foci dei fiumi sono utilizzate per l'approdo. D'altra parte non lo sappiamo, ancora Cicerone quando arriva a Velia, lo dice nelle lettere, dice: sono sbarcato alla foce dell'Alento e a piedi, mi dirigo in città, che Cicerone poi si incontra con Bruto a Velia dopo l'uccisione di Cesare. C'è una sorgente di acqua dolce che si trova a questo punto, quindi una situazione ideale per l'insediamento. Quindi il nucleo più antico della città nasce sul promontorio, un piccolo nucleo anche nella parte bassa, poi si sviluppano questi quartieri sia sul versante meridionale della collina sia sul versante settentrionale. Questa è una foto aerea dell'acropoli attuale, della situazione attuale, chiaramente è una sorta di palinsesto perché qui convivono edifici di epoche diverse. C'è un edificio di età greca, di età romana e di età medievale, perché nel Medioevo su questa collina dell'Acropoli si sviluppa un castro, no? Che poi diventa un piccolo centro abitato, noto come Castellammare della Bruca, del quale rimangono, come vedete, una torre, la cosiddetta Cappella Palatina e due chiesette. Ecco, queste sono altre panoramiche. E qui appunto i monumenti medievali coesistono con quelli antichi, perché c'è una stratificazione che va dal VI secolo a.C. in poi, cioè da quando nasce la città.
Questa è una ricostruzione schematica dell'abitato dell'età medievale. Questa è una foto scattata prima degli scavi. Gli scavi sono iniziati nel 1927 a Medeo Maiuri e demolirono, per l'avvio degli scavi, demolirono molte delle strutture che appartenevano al castello. Sono sopravvissute le due chiesette che oggi sono diventate dei piccoli spazi espositivi. Dicevo, il primo nucleo della città nasce sul promontorio, noi ne conosciamo una parte che è questa, l'abitato si estendeva a tutta quest'area, questi sono resti delle prime abitazioni, come lo sono questi qua, e quindi tra, diciamo, il 540 circa, quando loro arrivano, e il 460, quindi diciamo più o meno per 80 anni, due o tre generazioni, due generazioni, gli antichi calcolavano tre generazioni per secolo, quindi diciamo nell'arco più o meno di due generazioni, la parte abitata è questa di quella che poi dopo diventa Acropoli, intorno al 460 diventa Acropoli, cioè vengono impiantati gli edifici pubblici, il teatro, il tempio, ma fino al 460 circa è un nucleo abitato compatto, fatto di case, con un santuario in questa parte, che può essere ben visibile dal mare. Di questo primo abitato della città noi conosciamo questa parte, perché questa parte sul pendio non è stata interessata dall'area del castello. Quindi loro che cosa fanno? A un certo momento, quando la città evidentemente si è consolidata, forse aumentata anche la popolazione, trasformano tutto, cioè questa zona che era tutto un nucleo abitato diventa area pubblica, cioè diventa Acropoli, quindi spazi pubblici, teatro e spazi sacri, il santuario con il tempio principale. Questo è quello che conosciamo oggi dell'abitato, cioè l'asse stradale. E questo, la tecnica utilizzata è questa, la cosiddetta tecnica in poligonale, cioè sono le pietre di arenaria tagliate in forma di piccoli poligoni e messi 9 per 5 per una zoccolatura alta più o meno un metro, poi dopo era, c'era un elevato in mattoni crudi, cioè argilla pressata ed essiccata al sole, con tetti, con le tigre. E loro vivono in questo abitato che si è bloccato, ci siamo. Questo abitato vive per circa 70-80 anni, poi dopo stravolgono tutto, però quello che noi conosciamo dagli scavi che sono stati condotti in questa zona ci fa capire come era organizzato. Sono delle case molto semplici, molto piccole, un vano e un piccolo cortile, oppure due vani, disposte lungo degli assi stradali. Questo perché? Perché i greci vivevano molto di più negli spazi aperti, quindi le case sono case molto, davvero molto semplici. Ecco qui, sono le pulizie condotte negli ultimi giorni, qui vedete i resti queste case, questa è una ricostruzione, la strada principale con le case che si affacciavano sulla strada, con un articolato complesso di smaltimento delle acque, con canali, perché le acque bisognava allontanarle quando erano troppe, ma trattenerle anche per avere delle riserve, quindi pozzi, cisterne e canali, che siamo proprio sul pendio. Quello più densamente occupato è sicuramente il pendio meridionale della collina, non solo per un fatto di esposizione al sole, ma anche perché è più acclive, mentre l'altro è molto più liquido, quindi non si presta. Sono alcune ricostruzioni schematiche di queste case, come vedete case veramente molto 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 semplici, con zoccolatura in pietra, elevato in mattoni crudi di argilla pressata, tetto in legno con tegole e decorazioni con antefisse. Conosciamo un piccolo nucleo di case arcaiche anche nella parte bassa, perché chiaramente loro non abitano solo sulla parte alta. Sulla parte alta probabilmente doveva essere il nucleo principale, però c'era l'approdo, quindi è chiaro che c'è un nucleo anche in pianura vicino al mare. Questo è stato uno scavo molto complesso, perché queste case sono state scavate. Questa foto purtroppo è rovesciata, perdonatemi, ma basiamoci su questa. Sono due diverse case, siamo al di sotto degli edifici romani, quindi è stato uno scavo che è stato fatto al di sotto degli edifici romani e sono state individuate queste case che sono esattamente come quelle che abbiamo visto prima, però qui si è conservata anche la parte con i mattoni crudi, perché
che tutta questa parte di abitato era stata sommersa dalla mareggiata, quindi la sabbia ha fatto sì che i mattoni crudi si conservassero, al contrario di quello che è successo invece con l'abitato dell'Acropoli, che è stato intenzionalmente, diciamo, dismesso, cioè hanno volutamente, diciamo, trasformato quest'area dell'Acropoli da area un tempo abitata, si potrebbe trovare, scusate, mi fa bloccare il PowerPoint, l'hanno trasformata da area abitativa in area pubblica, per cui si è conservato ben poco di tutte queste case che occupavano quest'area qui, che hanno dovuto fare dei muraglioni di terrazzamento per ricavare questo e quest'altro terrazzo più giù per ospitare gli edifici. Quindi hanno demolito le case, hanno interrato, hanno sbancato e hanno fatto terrazzamento. Quindi è tutto molto, molto trasformato. Ecco, questa è una visione, e sono una pulizia che è stata fatta proprio in questi giorni. Qui si vede l'abitato di Ascea Marina, la parte, diciamo, balneare. E questa è tutta area chiaramente visitabile, e si possono poi vedere alcuni materiali provenienti dallo scavo di queste case nel piccolo museo ospitato nella chiesetta che è qua sul fronte alla torre. Poi c'è più giù, c'è quest'altra chiesetta che ospita un altro museo. Quando quest'area diventa appunto acropoli vera e propria, quindi area pubblica, viene costruito un tempio. Del tempio rimane soltanto il basamento, che, come vedete, questa è la torre che nel Medioevo si è sovrapposta al tempio. Questo è quello che rimane delle fortificazioni esterne del castello. È stato demolito, e quindi il tempio rimane solo il basamento. Però due scavi effettuati in questa zona qui ci hanno permesso di costruire grosso modo il santuario che precedeva il tempio. Il tempio è il tempio, diciamo, della città che si organizza in quartieri e che trasforma quest'area nell'area della comunità. Quando quest'area, che poi diventa globale, era un'area abitativa, in quest'area abitativa c'era comunque un piccolo santuario che è da collocare in questa zona. Noi abbiamo scavato in questa zona e anche all'esterno del muro medievale nel 92, poi questo scavo è stato ripreso nello scorso autunno, e ecco, questa è appunto la ripresa dello scavo condotto in autunno. Questo è il tempio, una foto è scattata dalla torre. Questo è il tempio, queste sono le strutture medievali. Qui è stato condotto uno scavo vecchio precedente è stato fatto in questa zona qui, è stato continuato e sono stati trovati appunto i resti di questo santuario a Cairo, ne hanno parlato anche gli organi di informazione. Ecco, queste sono alcune delle strutture che conservano, come vedete, la parte che noi chiamiamo soccolatura in pietra, è elevato in mattoni crudi per di più intonacati. Da questo scavo c'è quello che abbiamo condotto noi nel 92, ma soprattutto in quello attuale. Da questo scavo, in realtà sono due scavi contigui, la stessa area, cioè metà è stata scavata nel 92, metà è stata scavata nell'autunno scorso. È venuta fuori una grande quantità di armi, tra cui elmi, ne vedete uno ancora in fase di scavo. Questo è un santuario che riguarda quella prima fase di vita della città, dove siamo tra il 540 e il 500, grosso modo, nella fase più antica. Non sappiamo quale sia la divinità, dall'area, diciamo, dell'Acropoli proviene questo Naiskos, che ha una figura della divinità femminile seduta. Questo è un tipo che è molto diffuso in Asia Minore, da dove venivano i coloni, è molto diffuso a Marsiglia, che è la città moderna, gemella Massalia, però si discute se sia una Cibele, un'Artemide o un'Atena. Ne conosciamo anche un secondo, rinvenuto in tempi recenti, in tutto ne conosciamo quattro, a Marsiglia siamo nell'ordine dei 30. Però c'è da quest'area dell'Acropoli, c'è una documentazione epigrafica che riguarda Atena. Questa è questo è il documento più antico, è una coppa vernice nera, questo è il fondo interno della coppa, qui c'è scritto la scrizione dipinta Athanaies, cioè di Atena, quindi vuol dire che in quest'area probabilmente c'era un santuario di Atena, ed è questo molto probabile perché Atena è la divinità principale anche in Focea, poi perché abbiamo altre iscrizioni da Delia più tarde che nelle quali Atena è evocata come Polias, cioè la divinità poliatica che protegge la città, protegge la polis, quindi è la divinità principale, che sicuramente
Questo è l'unico tempio che noi conosciamo in tutta la città, quindi è la strada più importante, evidentemente era dedicato ad Atena. Io passo adesso agli altri PowerPoint, mi premeva appunto illustrarvi in questa prima parte appunto il fatto che il numero più antico poi ce l'abbiamo sulla sommità della collina che intorno al 460 diventa area dell'Acropoli, quindi spazi civili come il teatro, spazi sacri come il santuario, come il tempio, e da quest'area conosciamo quel poco che sinteticamente vi ho illustrato relativo al citato più antico. Le città coloniali chiaramente hanno bisogno di quelle che noi chiamiamo colonie, hanno bisogno del tempo per svilupparsi, no? Cioè arriva un gruppo di coloni, possono essere anche un centinaio, un po' più, perché la città diventa una città consolidata, ci vuole del tempo, cioè non basta la prima generazione di coloni, probabilmente la seconda, forse si consolida con la terza, che pensate a un gruppo di coloni che arriva in un territorio disabitato, deve prendere possesso del territorio, deve iniziare a fare delle infrastrutture, no? Creare delle condizioni perché si possa impiantare la città, la ricerca di materiale, cosa c'è. Tutta una serie di operazioni che richiedono del tempo, non è che i coloni arrivano e subito costruiscono i templi con le colonne, le case con i tetti con le colonne. C'è la fase che oggi si chiama degli accampamenti, cioè probabilmente loro arrivano, questo vale proprio in tutte le città, e c'è una fase in cui vivono più o meno in strutture precarie, provvisorie, tipo, non so, tende, catane, qualcosa del genere. Cioè impiantare una città come questa che adesso vedremo meglio richiede del tempo. Pensate a tutte le operazioni che vanno fatte sul terreno, però contemporaneamente devono anche vivere e sopravvivere, quindi no? Si deve lavorare. Quindi la città ben strutturata la possiamo trovare almeno alla terza generazione, ed è quello che si verifica qui, perché allora arriva intorno al 540. La città molto ben strutturata, cioè quella che ormai ha i suoi quartieri, c'ha la popoli, c'ha il circuito polario, c'ha i santuari, c'ha la moneta, c'ha le leggi, la moneta e le leggi sono i segni evidenti che ci troviamo di fronte ad una polis, cioè una comunità organizzata secondo il modello della polis. Tutto questo quando accade? Accade intorno al 480 e 460, sono gli anni in cui Parmenide è maturo e Parmenide avrebbe dato le leggi alla città, quindi la città evidentemente si struttura nella forma diciamo canonica in un certo senso della polis, nel senso di uno spazio organizzato, civile, pubblico, privato, con delle fortificazioni e con segni tangibili come appunto le fortificazioni e la moneta. Tutto questo accade evidentemente dopo la seconda generazione, forse accade con la terza generazione, ed è quello che adesso cercheremo di vedere utilizzando però un altro PowerPoint. Siccome sono un po' pesanti per via delle foto, io ho puntato molto sulle foto, perché guardare nella città senza far vedere i documenti. Però adesso come lo condivido? Perché consigliere? Temo ci sia bisogno del nostro. Perché non riesco a capire come si. Perché non lo proietto? Io lo vedo sullo schermo, sul mio monitor, ma non si vede sullo schermo. C'è qualche operazione che forse va fatta. Vediamo se lo metto così a pare. Ok, perfetto. Riusciamo. Ho scoperto l'arcano. Allora, diciamo la città si struttura intorno tra il 480 e il 460, non possiamo essere più precisi, diciamo tra la seconda e la terza generazione la città assume questa forma che poi mantiene per tutta la durata della sua vita. Quindi l'Acropoli, un quartiere sulle pendici settentrionali, un quartiere sulle pendici meridionali e due quartieri, diciamo, a mezza costa, Vignale e Terrazze, con un circuito polario. Qui vedete quello che rimane del circuito polario, le mura si seguono molto bene, sono queste che fortificano il quartiere settentrionale, qui racchiudono la città, scendono verso il mare, mancano le mura sul lato mare,
Le mura sono poco conservate perché molti tratti furono smontati nell'Ottocento quando costruirono la ferrovia, siamo negli anni 80 dell'Ottocento, e li utilizzavano per gallerie e viadotti. Quindi molto delle mura è andato distrutto. Quindi la città assume questo aspetto, questa forma intorno al 480-460, questa l'abbiamo già vista prima, questa è in maniera più schematica, fa vedere il pianto ortogonale che è esteso da tutta questa parte qui, mentre questo nucleo, cioè l'impianto con orientamento un po' diverso. Una cosa che qui vediamo meglio è una particolarità della città, che non è l'unica da vederla, cioè ha le fortificazioni che non corrono solo all'esterno, ma anche all'interno, cioè le fortificazioni sono fatte a comparti, cioè ogni quartiere ha una sua cerchia autonoma di fortificazioni, alla quale poi si saldano le altre. Per esempio questo è un tratto murario, che però è interno, il tratto esterno è questo, il tratto esterno è questo, c'è un tratto murario che parte da qui, risale e arriva fino a questo punto dove c'è il portarosa. Non si vede la punta? Ah, non si vede, scusate perché la devo attivare. Ecco, questo è un tratto murario interno, perché questo è quello esterno, questo è quello esterno. Da qui parte un tratto murario che risale lungo la collina e arriva a Porta Rosa. Cioè, i quartieri hanno la loro autonoma fortificazione che si salda alle altre. È un sistema che greco si chiama per diatechisma, perché diatechisma è appunto la fortificazione a comparto. Questo è il punto terminale delle fortificazioni, cosiddetto Castelluccio, lo vediamo dopo. Lungo tutto questo che è il crinale della collina, qui c'è il discopiave, no? Da qui inizia il versante settentrionale e qui il versante meridionale, lungo tutto il crinale della collina, dal santuario principale, quello col tempio che abbiamo visto prima, fino a questa grande area qui che vedete, questo quadrato, questo specchio di Trapezio. Lungo tutta quest'area sono dislocati i santuari, che però non sono templi, poi dopo vediamo le immagini, cioè l'unico vero tempio, quello canonico che tutti conoscono, anche se questo non ha conservato l'elevato, ma era fatto come tutti i templi greci che noi conosciamo, l'unico tempio vero e proprio qui sulla Acropoli. Poi da qui fino a qui ci sono circa 10 santuari che hanno dei piccoli edifici, delle aree scoperte, pavimentate, dei porticati, ma delle strutture molto 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 semplici. Fino a questo grande piazzale, questo piazzale di 110 per 110 circa, che non ha nessuna struttura, c'è soltanto un altare di 25 metri, probabilmente era il piazzale dove terminava un percorso che cominciava dal santuario principale, li toccava tutti e le celebrazioni finali si tenevano in questo grande piazzale, che è dedicato a Zeus. Questo lo sappiamo. Questo percorso che partiva dall'Acropoli e percorreva tutto il crinale della collina fin qui toccando i vari santuari, scavalcava questo punto, il più dopo vediamo, che è Porta Rosa. Porta Rosa, dice uno studioso, ha la stessa funzione del Ponte di Chiaia a Napoli, cioè Porta Rosa, passaggio voltato, poi dopo lo vediamo, passa una strada sotto l'arco di Porta Rosa, passava e sopra l'arco di Porta Rosa passava questo percorso che permette di raggiungere l'ultima delle aree sante, che adesso illustro meglio attraverso le immagini. Questa era appunto l'area dell'Acropoli, il teatro che abbiamo già visto prima, il tempio principale, l'abbiamo già detto prima, rimane solo il basamento, eccolo, basamento appunto è questo, non abbiamo tracce dell'elevato, cioè non c'è neanche un pezzo di colonna o un capitello, questo è un po' secondo me un tempio di queste proporzioni che possa aver perso completamente tutto l'elevato, cioè che sia stato smontato e portato altrove, è poi probabile che qui non c'è un porto, a Milano non c'è un porto dove poter... Non ci conosce dove sono andato a finire? Non conosciamo. Ma non è distrutto, non è che sono stati utilizzati in realtà? No, non l'hanno mai completato. Non è stato osservato. Io mi chiedo anche questo, allora se il tempio, se ci immaginiamo un tempio al completo, no? Le colonne, le traversioni, potrebbero averlo smontato e portato dove? Cioè, non abbiamo Poi inizio, quindi non so perché si possono attraversare.
si possono distruggere, portare tutto. Hanno spaccato tutto il colonne in pietra, hanno ricavato la vera costruzione? Boh, non l'hanno mai completato? Boh, non lo so, io mi pongo anche questo. E questa è una mia ipotesi di ricostruzione recentissima di Giovanna Greco, che insegnava archeologia da Federico II, adesso non è più in servizio, però dottore, un architetto, hanno cercato di ricostruire la planimetria di questo tempio, ma è una ricostruzione ideale partendo dalle misure che si possono ricavare, ma non abbiamo capitelli, non abbiamo colonne, non sappiamo nemmeno se fosse in ordine dorico, ionico o altro. Nel Settecento, quando i Borboni costruivano la loro legge, in particolare quella di Capodimonte, come sapete, progettarono di smontare il tempio di Pestum. Non lo fecero perché le navi non potevano attraccare, era difficile trasportare il materiale. Quindi è altrettanto difficile, a meno della Letto, è paludosa, è stata purificata negli anni 30. La foce della Letto consentiva la sosta di modeste imbarcazioni, non navi tali da poter trasportare l'elevato di intero tempio. Poi trasportarlo dove? Non abbiamo tracce di templi reimpiegati, non so, a Salerno, a Napoli, di cui non si conosca la provenienza, no? Sappiamo che a Salerno hanno impiegato molte colonne, che forse, dice qualcuno, forse qualcosa viene da Pestum, ma non si sa. Vuol dire, in giro non ci sono templi reimpiegati di cui non si conosce la provenienza, per cui non lo so se è stato mai completato o è stato interamente spoliato, non lo sappiamo. Anche la stessa cronologia è molto discussa, c'è chi lo assegna al V secolo, c'è chi lo assegna al IV secolo. Proprio perché non si conosce l'elevato, è difficile da datare. Quello che sappiamo è sicuramente il tempio, l'unico tempio della città e il santuario principale, quasi sicuramente dedicato ad Atena. Ora, questo quinto secolo, nella prima parte del quinto secolo, 480-460, sono attivi i Parmeni di Zenone. Intorno al 460, Parmeni di Zenone vanno ad Atene. Parmeni ha circa 60 anni, Zenone ha circa 40. Danno le leggi alla città. Il V secolo si presenta a noi attraverso una serie di indicatori come un periodo molto importante nella storia della città. E lo sappiamo per altri versi, non solo perché è il momento di Parmenide e Zenone, ma intorno al 480 inizia la monetazione con il nome della città. E è una monetazione importante in oggetto. Nel V secolo abbiamo una documentazione che riguarda i santuari, questi cinque in Arena e Aria, con delle iscrizioni predefinite. Però questo quinto secolo, che sappiamo essere un momento importante in cui la città si organizza, si struttura, c'è per bene della sua scuola, emette monete, c'è anche il santuario con dei culti, questo quinto secolo però a livello archeologico non si riesce a cogliere, cioè noi non conosciamo edifici databili al quinto secolo. Perché? Perché le fasi successive, l'età ellenistica e poi l'età romana, hanno comportato evidentemente uno stravolgimento pressoché totale, potremmo immaginare, della città, come l'ha fatta nel V secolo. Nel V secolo sappiamo che è importante una serie di indicatori, però materialmente non siamo in grado di indicare edifici nel V secolo, compreso il tempio che alcuni assegnano al quinto, altri assegnano al quarto. Cioè, se non fosse per altri indicatori che sono la moneta, il Parmenide, i culti, questo V secolo sembrerebbe un po' un fantasma, no? Ma questo è un problema che non c'è solo a Roma, solo a Grecia, c'è anche in altre città, la città greca della Asia Minore, anche nel V secolo, archeologicamente non si coglie bene. Però sappiamo che la città attraverso un momento di grande importanza, di grande prestigio culturale e politico, se due dei suoi filosofi, quelli sicuramente principali, vanno ad Atene e vengono ospitati da un circolo di intellettuali, e tra le persone che ascoltano Parmenide e Zenone ad Atene c'è anche Giovanni Pericli, quindi dobbiamo immaginare veramente l'intelligenza ateniese di quel momento che dialoga con questi due personaggi che vengono da lontano, da una piccola città lontana, che un autore di età bizantina, riprendendo evidentemente tradizioni più antiche, dice che è una piccola città, cioè vuol dire che è una città piccola nelle dimensioni, forse modesta per tanti aspetti, ma che ha dato la vita a due grandi filosofi. Forse appariva in questo modo agli ateniesi del V secolo, questa città che molti di loro non conoscevano. Avevo detto il segno più evidente della città che si è strutturata politicamente sono le mura. La prima cosa che fa una polis sono le mura. La polis deve avere le mura, deve avere un porto, deve avere una agora, deve avere i santuari. Questa è una polis. Questi sono i tratti, alcuni dei tratti meglio conservati, sono
tratti del quartiere meridionale, questa è Porta Marina Sud, da cui si entrava in città. Vediamo alcuni dei tratti murali che si sono ben conservati, perché qui c'era un interno notevole, e questi tratti sono scampati anche alle spoliazioni dei lavori ferroviari. Ecco, vedete, sono fortificazioni imponenti, la parte più alta era probabilmente realizzata in mattoni, come spesso avveniva in queste città, anche se in contesti dove la pietra scarseggia, loro utilizzano fino a un certo momento la renabbia che c'è in loco. Poi da un certo momento in poi non hanno a disposizione più pietra renaria e utilizzano una pietra che è un conglomerato marino naturale, le cui cave sono state identificate a Maria di Verona, trasportate via mare questi cavi. Quindi fanno un grande uso del mattone, perché il mattone si è conservato da gina e la gina c'è. Qui c'è la gina, c'è l'acqua, c'è il legname sulle colline circostanti per poter cuocere il mattone, che da un certo momento in poi farà un grande uso del laterizio. Che un altro aspetto che la rende unica, questo è il castelluccio, cioè questa torre angolare con la scala di accesso per il cammino di ronda, che è la, ecco, siamo in questo punto qui, è il terminale delle fortificazioni verso l'interno, quindi una grande torre fortificata con impianti per l'artiglieria per proteggere la città da incursioni che potrebbero evidentemente venire dall'interno. Noi sappiamo che la città affrontò ad un certo momento conflitti armati sia con i cosinoianti, cioè la futura Vestum, sia con quelli che le fonti chiamano lucani, cioè le popolazioni circostanti non greche. E le fonti dicono che la città riuscì a resistere benché fosse inferiore per numero, per gli abitanti e per il territorio, riuscì a resistere perché era ben salda grazie alle leggi di Parmenide. Cioè, ovviamente il corpo civico era un corpo civico compatto, e questa compattezza è attribuita alle leggi di Parmenide. Non c'erano, insomma, all'interno della città contrasti, perché spesso dai contrasti interni delle città si crea l'occasione per l'intervento esterno di lucani o di sanniti che si inseriscono in queste, spesso in queste, contese all'interno delle città. Quindi un corpo civico ben saldo che si affidava alle leggi di Parmenide, che riesce quindi la città in questo modo a resistere sia ai cosinoianti sia ai lucani. Questa è Porta Rosa, che in realtà è inserita nel sistema di fortificazioni. Porta Rosa è in questo punto. Allora, abbiamo detto, prima metà del V secolo la città si struttura, l'acropoli, i quartieri, i santuari e tutto questo. Archeologicamente noi del V secolo riusciamo a cogliere molto poco. Quello che riusciamo a cogliere molto bene della città inizia a partire dal IV, cioè dal IV secolo in poi, soprattutto dalla metà del IV secolo in poi, la città, attraverso una serie di interventi urbanistici e architettonici, si capisce che è una città importante, una città potente, una città che ha risorse da investire nella realizzazione di impianti pubblici. Questo si coglie soprattutto poi nella seconda metà del IV, cioè siamo tra il 350 e il 300, per dirla in maniera più chiara, che sono probabilmente gli anni in cui stringe un trattato di alleanza con Roma. Perché agli inizi del terzo, ai tempi già della prima metà del terzo, ai tempi della prima guerra punica, la città è già alleata di Roma e fornisce le navi. È un socio navale, fa parte dei soci navali di Roma. Che cosa vuol dire questo esplodere della città e della sua potenza a partire dalla metà del quarto? Che evidentemente si lega velocemente a Roma, ne diventa alleata e sulla scia di Roma si inserisce poi successivamente nel terzo secolo nei traffici commerciali verso l'Oriente Mediterraneo. Quindi è una città che in questo è stata sempre molto abile e capace a muoversi prima in un contesto di Grecia, all'interno della Magna Grecia, poi evidentemente instaura un modus vivendi con i lucani, perché lui è una delle poche città che non viene conquistata dai lucani. È parte probabilmente dei lucani, cioè in rapporto con i lucani, però instaura un modus vivendi per cui mantiene intatta la sua vita di città greca, la sua organizzazione di città greca. Poseidonia cade in mano ai lucani. Poseidonia viene lucanizzata, c'è cioè molto a Poseidonia, l'elite che governa è l'elite di quelli dei lucani, e ci sono i documenti scritti nella lingua dei lucani, cioè l'osco. Questo non accade in altre città, a
accade a Napoli, a Sanniti, accade a tante altre città. Meglio ha mantenuto intatto questo suo carattere. E dalla metà del quarto noi colpiamo una serie di fenomeni. Uno di questi sono le fortificazioni. Le fortificazioni di cui abbiamo parlato esistevano già nel quinto, ma la monumentalizzazione di queste fortificazioni, che vengono interamente rifatte, inizia nel quarto. Quindi vuol dire che dal quarto in poi la città è una città potente che può investire in questo. Castelluccio è la realtà di quarto. Su Portorosa si discute. Portorosa, Mario Napoli la scoprì, la attribuiva al 330 circa, poi andava scendendo al 300, al 250, addirittura al 200. In realtà è un viadotto. Qui sotto passava una strada che collegava i due quartieri, no? Il quartiere meridionale con il quartiere settentrionale. Questa è la strada. Qui è Porta Latina Nord. Probabilmente Tito Cicerone scendeva alla foce della Rento, entrava in città da Porta Latina Nord. Questa strada attraversava il quartiere, forse passava sotto Porta Rosa e poi raggiungeva il quartiere meridionale, ovviamente. Viceversa, invece Porta Latina Sud, quindi questa è la strada che collega i due quartieri. Qualche studioso di filosofia, in maniera molto suggestiva, devo dire, ha voluto vedere un'allusione alla via del giorno, alla via della notte di Parmenio, un'allusione a questo percorso, perché questo è il versante soleggiato, questo è il versante in ombra, la via del giorno, la via della notte. È una suggestione che non si adatta molto bene poi alle cronologie di questi monumenti. Quindi Portarosa aveva uno sbocco, prevedeva il passaggio di una strada sotto il passaggio Montano e qui sopra passa il percorso che viene da Napoli, tocca tutti i santuari, passa sotto Portarosa e continua fino all'ultimo santuario che si trova in fondo. Quindi non è una vera e propria porta perché non chiude, non si va dall'interno dall'esterno, è un viadotto. In maniera, ripeto, molto suggestiva, questo studioso tedesco, Wilhelm Schoening, diceva io qui in questo punto immagino una sistemazione simile al Ponte di Chiari a Napoli, tutti quanti sapete qual è la funzione del Ponte di Chiari. Però c'è una porta, che è questa, che precede, viene prima di Portarosa, non sappiamo se sia contemporanea, se sia più antica, questa è una vera e propria porta, che qui a terra sono i cardini, qui si vede punto dove si fermava il battente della porta. Questo è l'ultimo tratto della strada che è pavimentata, è lastricata con le pietre messe a coltello perché il pendio è l'inclinazione, insomma, il pendio è notevole, le pietre messe in piano si sarebbero facilmente sollevate. Qui in questa zona la strada non c'è una strada pavimentata. Questo argomento ha fatto pensare, questo aspetto ha fatto pensare ad altri, ha fatto pensare ad alcuni studiosi che forse Portarosa non è stata mai completata, perché quando Mario Napoli l'ha scoperto questa zona era interrata, cioè il piano di Calpestio era questa quota, quindi cominciava a scalare da questa quota e poi man mano sono scesi fino al livello appunto di imposta dei pedritti della quota. Qualche studioso, in particolare il collega Emilio Magistris, che è mio collega a Salerno, secondo la sua ricostruzione, questo versante della collina sarebbe franato e avrebbe, diciamo, ricoperto quello che era un cantiere in alto. E quando la porta viene scoperta, l'arco non è libero, il passaggio voltato, il tunnel, chiamiamolo così, non era libero, era ostruito da mattoni crudi, mattoni cotti, pietra e altre cose. In primo momento si disse che gli abitanti hanno chiuso la porta quando Annibale era nella zona per impedire l'ingresso ad Annibale in città. In realtà è tutta una sistemazione che fa pensare a tutt'altro, cioè fa pensare alla messa in opera dell'arco, questa sistemazione. Per cui un'ipotesi della quale sono abbastanza convinto, forse un cantiere non completato, comunque lo sapete, è un momento più importante della città, scoperto e studiato da Mario Napoli con tutte le proporzioni poi aritmetiche che stanno dietro e che rimandano alle teorie pitagoriche. Gli stessi Parmenio e Zenone sono avvicinati della tradizione al
al pitagorismo, sono considerati pitagorici, diciamo, tra virgolette, e tutta la numerologia pitagorica, diciamo così, viene riflessa nell'organizzazione di questo arco, con un secondo arco discarico, soprattutto nel rapporto tra l'altezza. Secondo arco è un secondo arco, oppure è stato un periodo diverso? No, il secondo arco. Perché sembra una costruzione di tipologie diverse. No, no, forse da questa impressione, ma la pietra è la stessa ed è lavorata allo stesso modo. Tutti quanti lo sarebbe sempre interpretato come un arco di scarico, perché deve reggere poi il peso di questa parte sulla stessa. Però sembra diverso. Questo? Quello è diverso. Su questa ragione. Questa è un'altra cosa. C'è una linea di mattoni che si segue, questo sono mattoni. La linea di mattoni separa la parte originale dalla parte ricostruita. Questa è la parte ricostruita dopo lo scavo. Quindi questa qui non c'entra niente. L'arco fa parte della parte originale ed è un arco comunemente interpretato come arco di scavo. Sul versante meridionale, come vedete, ci sono pure gli uomini di contenimento. Quindi qui avevano realizzato delle opere di contenimento. Qui non le avevano ancora realizzate, quindi sarebbe tutto flanato. Poi c'è una serie di dettagli che fanno pensare al fatto che non sia mai stata completata, che adesso attraverso le immagini è un po' difficile da spiegare, magari li vediamo sul posto. C'è una serie di dettagli che fanno capire che è un cantiere. Per esempio tutti i blocchi di questa, dei grilletti del passaggio voltato non hanno la lavorazione ultimata, cioè c'è una specie di pugnato che è in realtà il paramento di carne, cioè così come vengono estratti, no? Dalla carne, vengono portati sul cantiere, venivano messi in opera e i blocchi venivano lisciati dopo essere stati messi in opera. Quindi il fatto che non siano stati lavorati vuol dire che probabilmente effettivamente ci siamo di fronte ad un cantiere che si è interrotto. Alcune delle aree sacre, questa foto è scattata dalla torre, quindi qui siamo nell'area della Acropoli, questa è la chiesetta, che era la chiesetta del castello, la cosiddetta Cappella Palatina, il teatro, quindi dall'area della Acropoli, che è questa, da partire da questo punto si segue un percorso che va lungo il canale. Qui si vede il tratto polario, si vedono dei pini, non so se si riesce a vedere, qui in fondo non c'è. Sono le varie aree sacre. Quindi dall'area dell'Acropoli partiva da questa zona qui un percorso che toccava tutte queste aree sacre e che terminava in quel grande piazzale che facevo vedere prima, dove c'è questo altare all'incirca di 25 metri, quindi un grande piazzale con un grande altare fa pensare evidentemente a grandi cerimonie pubbliche. Non è il piccolo altare dove si fa il sacrificio di routine, l'altare di 25 metri, è chiaro che il modello che Gian Iuri richiamò e che ci viene subito in mente è il modello siracusano, cioè lì c'è nella Siracusa del V secolo dei danni, c'è un piazzale con un grande altare per i grandi sacrifici. Ai quali partecipa tutta la comunità, cioè qual è la necessità di un grande piazzale, di un grande altare. Sono quelle cerimonie pubbliche che fanno parte della vita della polis, cerimonie religiose che fanno parte della vita della polis, alla quale partecipano tutti i cittadini, con un grande piazzale, con un grande altare. Oppure spazi pavimentati, come questo. Questa è la Acropoli, in lontananza della torre, è un percorso abbastanza lungo. È un percorso fattibile, è un po' un percorso da trekking, perché non è facile da fare. Questa è la torre, quindi qui è l'Acropoli. Qui non siamo ancora alla fine, la fine è l'altare, qui non siamo ancora alla fine di questo percorso. È una delle aree scoperte, pavimentate. Ecco, questa è una foto, diciamo, che segna una serie di cose di studio, ma ci fa vedere questo oikos, c'è un piccolo edificio, un piccolo tempietto, un altare, un porticato, edifici che si addossano a un tratto murario che segue il crinale. Questa è una delle torri, quindi siamo sul crinale, si segue il crinale, andando verso il fondo, verso la fine del percorso, sulla sinistra c'è il tratto murario e al tratto murario si addossano le aree sacre. Ecco, questo è un altro piccolo edificio, sono tutti piccoli edifici, aree scoperte, porticati. Ecco, questo è il tratto, quello che rimane del tratto murario delle fortificazioni, questa è probabilmente una colonna votiva, quindi delle basi per offerte votive, e dislocati in questo.
questi santuari, troviamo questi cinque in Arabia con i nomi delle divinità. Questo è per Poseidon, Asfaleos, cioè Poseidon che garantisce la buona navigazione. Questo si è stato leggendo bene, se quello di Era, Texine, c'è una serie di cinque che rimandano una serie di divinità. Poseidon, Asfaleos, Olympus Kairos, eccetera, eccetera. L'occasione propizia, no? Zeus Studios, Zeus che dà i denti. E quindi questa è appunto l'area di cui parlavamo, questo grande piazzale con l'altare. Cosa succede qui a mezza costa? A mezza costa c'è a questo punto l'unica vera grande sorgente che alimenta una serie di impianti. Qui c'è un impianto termale, qui sono dei piazzali, si è pensato ad Algolare, un piazzale di questo tipo, ce n'è un altro più giù, ce n'è un altro sopra, questa è la fronte colonnata che dà l'accesso a questo piazzale. La Golà probabilmente no, perché è piccolo, forse un ginnasio, ma tutta quest'area qui, dalla sorgente che sta in questo punto fino a giù, fino a questo punto qui, ci sono ben due complessi termali, un canale che comporta le acque della sorgente e una serie di cisterne funzionali all'approvvigionamento per i complessi termali. Quindi è una vallata, cosiddetta del Frittolo, come indicata nel toponimo attuale, che è caratterizzata dalla presenza di questo canale che convoglia verso il basso le acque della sorgente che sta a monte. Questo è questo che vedete qui coperto dalla tettoia, è il complesso termale più antico, che è questo qui, che è un rarissimo esempio di terme di età ellenistica. I terme medievali sono due, questo e un altro in Calabria, ce n'è un altro in Sicilia, interamente realizzato in mattoni, tutto in laterizio, anche le mattonelle esagonali di rivestimento, ed è l'esempio di come funzionavano le terme greche, dove spesso i bagni avvenivano per abluzione in queste vaschette. No, che si vede appunto una delle stelasche dove ci si siedeva, la parte più profonda per alloggiare i piedi, e l'acqua che avversava addosso. C'è questo ambiente dove tutto intorno erano disposte queste vaschette. Questo è uno dei monumenti di Veria, siamo intorno al 250, quindi metà del III secolo, forse tra 250 e 200, secondo la metà del III, ed è uno dei migliori esempi per l'utilizzo dei mattoni. Veglia ha una produzione di mattoni che è unica in tutto il mondo greco, unica per la tipologia. Io e il mio collega Franco, Luigi Cicano, stiamo studiando questa produzione, l'abbiamo presentata in diversi convegni in Italia e all'estero, sono rimasti tutti strabiliati perché è organizzata su scala industriale, da tutti i punti di vista. E ci sono aree della città dove i mattoni sono utilizzati non solo per l'elevato, ma anche per la pavimentazione e per tantissime altre cose. Nella seconda metà del terzo inizia questa produzione perché la pietra si astringe. Sono modulari, come vedete, per esempio questo è esattamente la metà di questo. Questo e questo sono esattamente questo più questo. Quindi questo qui, in termini di dimensioni, vale tre volte questo, oppure questo qui vale questo più questo. Questo qui, cioè la stessa dimensione di questo, cambia la direzione dei canali. Cioè sono modulari perché servivano a rispondere a tutte le esigenze. C'hanno una faccia che è completamente liscia, quella che qui ovviamente non si vede, che era l'ideale per pavimentazione. Nelle terme, che vi ho fatto vedere prima, nelle terme li hanno usati anche per pavimentazione. C'è la pavimentazione base, poi c'è la pavimentazione esagonale, qui pavimentazione, e fanno anche gli elevati. Perché c'hanno questi canali? Forse per alloggiare la malta, forse per alleggerirli, forse per agevolare la cottura, sono tutti aspetti sui quali stiamo ragionando, ma l'ipotesi più verosimile è l'ultima, cioè agevolare la cottura. Questi hanno uno spessore tra gli 8 e i 10 cm, quindi la cottura sarebbe risultata problematica. L'aspetto più interessante è questo, cioè sono bollati. Sono collati con un pollo che rimanda allo Stato, ed è Demos, è l'organo principale di governo di Atene, cioè scusate di Atene, sì, vale anche per Atene, ma il principale organo è il nome con cui si indica il principale organo di governo qui
Adelea come in moltissime altre città. Cioè è il corpo civico, Demos è l'assemblea dei cittadini, quello che prende le decisioni. E qui i mattoni sono portati con te che è l'aggettivo demosios, cioè pubblico, dello Stato, perché è una produzione realizzata e destinata a edifici statali, in primis le mula, che le mula erano la parte in blocchi, poi la parte alta era i mattoni, questo lo sappiamo. C'è un altro bollo, il bollo dello Stato e il bollo di chi produce i mattoni, queste sono sigle che sono antroponimi. One è un nome, Onesos, Plae, Arte e tantissimi altri. Una produzione su bassa scala del terzo e del secondo. L'altro aspetto è la impressione della monetazione, che ci dà l'idea della ricchezza della città, la monetazione in argento soprattutto. Materiali importanti, queste sono stelle funerarie in marmo. In Magna Grecia il marmo non c'è. Quindi qui ci troviamo di fronte a ceti sociali che possono permettersi monumenti funerari in marmo importati da Atene, queste di produzione antica. Qui siamo tra il IV, il III e il II secolo, cioè il III e il II secolo, quello che chiamiamo l'età ellenistica, no? E questi aspetti ci fanno capire l'importanza di questa città e la disponibilità di risorse che la città ha, perché investe appunto nella costruzione di mura, di santuari, di altri edifici pubblici, impianti termali e così via. Qualcosa sull'età romana, dopodiché credo di aver abbondantemente forse sforato, però c'è un aspetto della città romana che non posso non illustrarvi, ve lo devo. Andiamo velocemente, i quartieri che abbiamo già visti. Questo è il quartiere meridionale, qui è Porta Marina. Davanti a Porta Marina si estendeva una necropoli che è stata scavata. Qui si entra in città, questa è la strada che poi sale questo Porta Rosa. Questa è un'area di abitazioni, anche questa. Qui c'è un complesso del mare. Qui c'è un grande edificio pubblico che adesso vedete. Ecco alcune delle immagini di questo quartiere meridionale. La prima parte della città che si vede oggi, iniziando il percorso di Visita, perché si entra in città attraverso questa che porta Marina Sud. Ecco, questo edificio qui, che occupa un intero isolato, Insula Prima e Insula Seconda, questo edificio qui e questo, c'ha un'area porticata, questo è l'accesso, c'ha un criptoportico ad U, cioè un portico coperto. L'edificio in sintesi è questo, cioè dalla strada si accedeva, qui sono delle taverne, una scala, porta ad un triportico, che è quest'area qui, tutto intorno qui corre un criptoportico, cioè un portico coperto che è questo, la copertura si è conservata solo in piccoli tratti. Un'area scoperta al giardino, questa, ah no scusate, non la vedete, no, io vedo tutte e due le diapositive, scusate. Non la vedete, non c'è il puntatore. Ecco qua. Questo è l'edificio, la scala di accesso, un'area triporticata, un'area a giardino e qui un criptoportico, cioè un portico coperto, un portico a due. E qui un'area scoperta, circondata da tre aree di portico. Sono le cose che abbiamo visto prima, l'accesso, l'area triporticata e il criptoportico. Questa è un'ipotesi ricostruttiva. È un edificio importante perché occupa un intero isolato. È della prima età imperiale e da questo edificio proviene la documentazione, diciamo forse per certi aspetti più importanti scoperte in città, perché dallo scalo di questo edificio viene la stele di Parmenio. Un'erba, una testa di gatto, con un'iscrizione, nome del padre, e due appellativi, Uliades e Chiusicos. Realizzato questo ritratto, realizzata questa stele nella prima età imperiale, ci siamo nel primo secolo dopo questo. La statua di un medico con l'iscrizione alla base, una erba, una stele per un altro medico, un altro ancora, tutta questa documentazione, una statua di Asclepios, forse una statua di Igea. Un Apollo Urios, la testa di Apollo Urios che era Apollo medico, tutta questa documentazione, Apollo, Asclepio, Igea,
medici che hanno tutti lo stesso nome, Ulis. Questo medico è chiaramente indicato come Ieletes, cioè Eleate. Il nome originale della città è Iele, forse Uele, e Ieletes è il cittadino di questa città Parmenide. Ora, perché nel primo secolo loro realizzano questo edificio e celebrano Parmenide vissuto secoli prima, medici che erano vissuti molto tempo prima, perché le iscrizioni hanno un'indicazione che vanno nell'anno, tutti quanti questi medici hanno avuto la carica di Folarcos in un anno che noi non sappiamo adesso tradurre, 379, ma come è calcolato questo 379 non lo sappiamo, forse dalla data di fondazione della città o dalla data di fondazione di Roma. Quello che ci interessa è che questi filosofi, questi medici, sono vissuti secoli prima rispetto al momento in cui hanno eletto le statue e il loro popolo, cioè nel primo secolo d.C. Vanno a celebrare, nel primo secolo d.C., vanno in età giugoslava probabilmente, vanno a celebrare medici e filosofi vissuti nei secoli precedenti, quando la città era una città greca. Nello stesso edificio, poi, sono state scoperte delle sculture. Queste sono alcune, sono quattro di più di 20 teste di ritratto della famiglia Giulio Claudia, la famiglia Augusto. Dallo stesso edificio proviene anche questa testa attribuita che è la personificazione della città. Allora noi che cosa possiamo immaginare? Perché loro costruiscono questo edificio che è un grande edificio pubblico e che trova confronti gli edifici che conosciamo anche in altre città? Ormai siamo nell'età Giulio Claudia, la Pax Augustea è un fatto ormai che appartiene al passato, l'Italia, l'impero vive in un momento di grande splendore, ormai l'Italia è tutta integrata nel sistema romano. Queste città greche, che erano città greche, che sono diventate alleate di Roma, qualcuno è diventata pure Colonia, e che ora sono città romane, hanno lo statuto di municipio, hanno i loro magistrati, hanno un'organizzazione che le governa, i cittadini che sono cittadini di Roma, come sentono il loro passato di città greche? Cioè non vogliono né tralasciarlo, né trascurarlo, né tacerlo, ma anzi lo ostentano. Cioè loro, in sintesi, come se dicessero, in parole povere, noi siamo integrati oggi nel sistema romano, ma noi un tempo eravamo liberi dai popoli greci. E il nostro passato è questo. E lo esibiscono e lo ostentano. È un fenomeno che è stato chiamato revival della città, che c'è non solo a Vegas, c'è anche in altre città, tra cui l'uso della lingua. E queste iscrizioni che vi ho fatto vedere sono in greco. Ma parliamo del primo secolo dopo Cristo. Qui si usa ancora il greco. È un modo per dire, noi oggi siamo integrati nel sistema romano, siamo cittadini romani, però dimostriamo che se da un lato siamo perfettamente integrati in questo sistema, al punto tale che mettono davanti, nella parte anteriore dell'edificio, qui si stavano tutti i ritratti della famiglia Giuliana. Probabilmente c'è anche il culto dell'imperatore. In modo per dire, noi aderiamo perfettamente al modello imperiale, però nella parte dell'ostante dell'edificio vanno a celebrare, come dire, le glorie della loro città, cioè i filosofi, i medici, tutto ciò che contrassegnava questa città come la città greca. E il fatto che nel primo secolo, in età Giulio Claudio, in età Augustea, questa città è una città che si muove ormai non più tra Greci e Romani, si è mossa tra Greci e Romani, ma una città che è nel mondo romano, ma che ostenta la sua grecità, al punto tale che in un documento pubblico importantissimo, che questa è una base di statua, è la base per una statua, non possediamo, in onore di Caius Iulius Naso, che è un personaggio del Rettorato di Augusto. Io ho ricostruito la storia, adesso è un po' lunga qui, comunque è una importante statua eretta in onore di questo personaggio, amico di Augusto, dove l'iscrizione, che è un'iscrizione pubblica, è fatta prima in greco e poi in latino. Ce l'hanno messo davanti alla loro città, anche in un documento ufficiale, che è una statua decretata che nella versione latina si parla di Senatus et Populus Veniensis. Però la prima versione di questa iscrizione è in greco, poi dopo viene quella latina.
Quindi questo ci fa capire che ancora in età augustea, poi attraverso l'istituzione di Venezia, nell'età imperiale, la città, le altre però faccio solo scorrere del Rinascimento. Questo è un altro complesso pubblico che abbiamo scavato, sempre il quartiere meridionale, le terme del quartiere meridionale, non hanno nulla di diverso da tutte le terme romane. Questo, per esempio, è un altro documento eccezionale che ci dà l'idea, ci dà le dimensioni, ci dà come dire, la percezione dell'importanza della città in età romana, nella prima età imperiale. Questo è un pettorale da cavallo per le parate, se ne conoscono in Italia solo altri due, uno da Aosta e un altro da Brescia. Case affrescate, secondo i modelli che conosciamo benissimo dall'area vesuviana, le iscrizioni in onore delle sacerdotesse di Celere che svolgevano il ruolo di sacerdotesse a Roma, erano cittadini di Venia trasferiti a Roma per gestire il culto di Celere. Monumenti funerari della Repubblica che si apre davanti al comune di Porta Marina, questi sono dei colleghi, scusate, dei colleghi, per carità, dei colleghi, colleghi, colleghi che leggi, dei colleghi di queste sepolture, iscrizioni, ci sono veterani. Questo è l'onore di un Marius Domitius Veteranus, sono veterani della flotta di Misino, anche questa, che ormai siamo una città pianamente romanizzata, che ospita veterani, ospita il culto imperiale, però esibisce la sua grecità, e questa mi sembra l'esemplificazione migliore. Perdonate il... Ci voleva. E a questo punto io vi aspetto.